Gli skipper dei 9 equipaggi dell'America's Cup World Series Napoli 2013 hanno incontrato stamattina la stampa nella villa comunale, un'occasione per fare il punto sui primi giorni di allenamento e sull'ormai imminente avvio delle gare. The conditions here in Naples have been the training before have been fantastic. The weather has been really amazing and there are good conditions for sailing. We have had wind and sun and hopefully it looking like the forecast for the next week is also looking really good. So we hope a lot of people will turn up at the event and watching the sailing. So far as I felt it, it's a really nice feeling and a lot of people walking around in the town. Yeah, and when we out for the dinners and stuff, it's a lot of people coming past us and say hello. And I really like the feeling. It's a comfortable and a nice city to be at. It's beautiful. Obviously, the food's the first thing that I think of, but I love the Italian culture and. And the weather here is amazing. We've had I've been here for 2 days. We've had beautiful light sea breezes, and sailing here is definitely a pleasure. Well, we've had a fantastic time here again so far. We're looking forward to the racing starting. The conditions we've had so far have been quite, you know, quite enjoyable. We had a very enjoyable coastal race on Sunday, which was beautiful to look at some of the coastline. And yeah, we're now looking forward to getting into the proper racing. They're very, very passionate about the sailing. You know, just the numbers of people that come to look what's happening and to see what's going on, it's great. Mi farà bene timonare in vista del ruolo di tattico per il 72, perché si vedono tutte tante cose con una prospettiva diversa. È chiaro che non sarà facile perché è la prima volta che timono un multiscafo, però ci siamo allenati, ci sentiamo preparati. Sulla carta sono io a ricoprire il ruolo di tattico, Max ormai l'ha dichiarato e ne sono molto contento. Sono felice e credo che mi sento pronto. Sarà una bellissima Coppa America. Ma è fantastico, è uno dei posti più belli dove si possa regatare in Italia e penso anche nel mondo. Un golfo così ce lo invidiano in tanti e dobbiamo proteggerlo. Io sono a favore della chiusura del lungomare, credo che sia bellissimo il fatto di vedere così tanta gente che passeggia di sabato e domenica sul lungomare, è un'immagine stupenda di Napoli. Dobbiamo insomma tenere l'acqua pulita e fare di tutto per valorizzare quello che abbiamo.